più che possibile, è un dato di fatto, perché lei in fondo non ha mai capito chi è Cesare Salati. E tu mi conosci, Leo, lo sai come sono. Tutto quello che tocco diventa oro. 3 volte in una sola notte. Alla grande. Trovarne di donne così. Tu sei uno che ha sempre avuto quel tocco. Non lo so, Ivan. Ora io te lo dico da amico. Qua dentro ti faccio fare un sacco di soldi. Ma chi è Barbara? Te la ricordi, eh? È forte. È molto forte. Sara non è la mia amica, è la mia compagna. Nel senso che... Nel senso che hai capito. Ma sì, era protetta. Raimondo? Le valigette, valigette? L'efficienza qua non è mai di moda. Hai idea di cosa succederà senza di me? Certo, che le ragazze che lei ha gestito passeranno nelle mie mani. D'altra parte il contratto ce l'hanno con me, non con lei. Quindi o abbandona e sarò io a gestirle come meritano, oppure le può portare fino in fondo, al loro fianco. Ma per me è indifferente. Discorsi di nuove parole si dissolvono. Lo accompagno sempre a Oxford quando va a fare la conferenza all'Unione. È la mia creatura. L'ho scoperto quando ancora faceva il poeta e sono passati tanti cazzi di anni. Garantiamo un futuro a loro e garantiamo noi un po' più di... Che cazzo fai? Sirio? Mi dica. Sirio? Potrebbe anche evitare questi... Comunque, mi faccia un favore. Vada con Guglielmo a recuperare questi suoi amici maghi che a quanto pare hanno trasformato una gelateria in un parco a tela. Finiamo almeno questa tela! No, non la finirai mai questa tela! E tu lo sai. E pensi che Tommasoni ti permetterebbe di andare via così? Addio, Fidide! Buona fortuna! Ti faccio fare un giro. Vieni. Sì, lo so che la poltrona non è il tuo genere, ma andiamo a vedere il luogo occulto della casa. La sala prove.